Perché se no non si sente la mia voce. E ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi facciamo i Pokémon. Ebbene, se ho deciso di fare questa versione. Questa versione che è randomizzata, quindi random. Però rispetto a tutti gli altri, sapete che la random bisogna prendere praticamente un Pokémon per costo. Questa volta però vorrei fare che un Pokémon lo scelgo, cioè nel senso se arriva un Pokémon di merda che a me non piace, non lo prendo. Per un semplice motivo, perché, cioè, sinceramente a me la randomizer, in realtà, come tipo, come stile, a me non piace moltissimo. Perché, cosa vuol dire? Allora devi prenderti un Pokémon debolissimo, che poi tra l'altro, penso che le evoluzioni non siano randomizzate. E comunque, oggi faremo quindi la randomizer rosso fuoco, quindi la prima. Poi, magari più avanti, ne faremo anche altre. Spero che questa saga vi piaccia, perché a me i Pokémon piacciono tantissimo, ecco, appunto. Appunto sto registrando sulla freccetta. E andiamo. Sì, vabbè, queste qua sono tutti i giochi. Ah, apriamo, alziamo un pochino. Ok. Stai per diventare il personaggio principale di una grande avventura nel mondo dei Pokémon. Mi piace Pikachu. Pika. Che carino Pikachu. Sul tuo cammino controlla gli oggetti e parla con tutte le persone che incontri raccogliendo più informazioni possibili, aiutando chi è in difficoltà, superando sfide, risolvendo misteri, si apriranno nuove strade. Sembra, sapete, tipo il... non so, un attestato. Guarda. Sfidando tutti gli allenatori, i Pokémon incontrerai e la tua squadra diventerà sempre più forte. Ci auguriamo che questo gioco ti aiuti a comunicare. Sì, a comunicare cosa? Sì, ho capito. Dobbiamo friendzonare le persone. Friendzoniamo tutte le persone che incontriamo, dai. E che sia per te un'esperienza importante. Importantissimo, guarda. Sono felice. E questo è il nostro più grande obiettivo. Grandi. Ora premi il pulsante A ed inizio la grande avventura. Premiamo. Andiamo. Ma salve. Com'è pixelato oggi? E perché tipo... sembra che c'è tipo un overboard che lo porta avanti. Ma com'è figo, professor Occam. Ciao! Ti trovi nel mondo dei Pokémon! Volevo farlo tipo bergamasco, però lo trovo. Mi chiamo Occ! Sei fatto di cane così. Grazie, mi conoscono come professore dei Pokémon! Questo mondo! Ciao, pianta, come va? È abitato da creature chiamate Pokémon! Pokémon! Alcuni Pokémon sono piccoli amici! Piccoli amici, poi diventano grossi. O ti aiutano per lottare, per lanciarli in battaglia. In quanto a me, tu te li impicchi nel culo. Scusate. Io lo studio dei Pokémon è il mio lavoro. Ah, li studi anche internamente, cioè riapri. Pokéball di merda. Prima di tutto parlami un po' di te. Io non voglio parlare di te, di me. Io sono una ragazza, non sono un bimbo. Ecco, un pezzo di merda. Oh, guarda come sono figa, ma guarda, super potente. Dimmi come ti chiami. Mi chiamo Liz. Problemi, problemi. Che bella la musichetta sotto, ma che ricordi? Aspettate, Ah, ok. Mi ricordo più sti giochi io. Cioè, io l'ho fatti tipo anni fa. Ok. Certo, se no, secondo te perché ho scritto Liz? Questo è mio nipote. È da sempre tuo rivale. Ah, beh, con la faccia di cavolo che ha. Cioè, di sicuro che è il mio rivale. Cosa vuoi fare? Potresti ricordarmi come si chiama?
Cos'è successo? Ah, non so cosa sia successo. Verde, Gary, Damiano, Fabio. Damiano perché fa schifo. Damiano per caso? Sì. Sì, ora ricordo, si chiama Damiano. Vai per essere protagonista di un grande storia del mondo di Pokémon. Andiamo, ti aspetto, mondo di sogno, avventore. Mi sto riducendo. Ah, mi posso già muovere. Ecco, andiamo. C'è scritto qua? È un biglietto appeso, c'è scritto. Se non sai cosa fare, usa la guida. Prendi, non so. Chi se ne frega. Ciao mamma, io vado. Ciao. Entriamo nell'erba alta, ma chi se ne frega? Ehi, aspetta! Aspetta. Oh, che pericoloso! Nell'erba alta vivono i Pokémon selvati. Ma guarda, vivono le donze. Ha bisogno di Pokémon tuoi che ti proteggano! Che li lancio in battaglia e li spaccico per terra. Fidati di me, seguimi. Non voglio seguirti. Vai, super veloce. Sì, uso a volte la velocità perché è veramente veloce. Ma cosa sta succedendo? Perché ogni 3 minuti... Oh. No, no. Non ne posso più di aspettare. Damiano? Fammi pensare. Oh, un ritoglio che mi ha tolto un momento. Anche l'Alzheimer, sto tizio. Guarda, Liz. Ci sono 3 Pokémon qui. Ah! Sono 3 Pokémon. La giovane è un allenatore di Pokémon davvero in gamba. Ma guarda. Guarda, non ci avrei mai scommesso. Guarda, è un allenatore di merda come te. Peggio di Ash. Ora sono vecchio e decrepito. Me ne sono rimasti solo 3. Perché sei... Ah, le 3 palle. Abbiamo capito da dove le tiri fuori 3 palle. Ma poi sceglierne uno. E se ne scelgo 2 cosa succede? Ehi, nonno, e io? Un attimo di pazienza, Damiano. Ce n'è anche uno anche per te. Allora, andiamo, dai. È Bulba. È un Metagross. Scusa. Ah, è vero che sono chierati. È un Pokémon facile da levare, sì, per la pesantezza. Bene, sei diventato un Pokémon tipo erba. Tipo erba. No, aspetta qua. Uno squirto. Ah, oh, madonna, Golbat. No, allora, scusatemi, ma Golbat è l'unico Pokémon che vorrei nella mia squadra. Allora, prendiamo questo. Questo Pokémon ha veramente molta energia. Inizio riceve Pinsir. Ah, è una pinza. Allora, la chiamiamo... Come la chiamiamo? Pinza. Allora, select. Pin. Ecco, aspetta, se no divento pazza. Pin. Scusa. Allora, P. Sembra una dislessica, peggio di una dislessica. Pins. Ah. Start, vai. Ok. Io prendo questo. Damiano riceve Golbat. Io vado, ciao, è stato un piacere. Aspetta, Liz, dobbiamo provare i nostri Pokémon. Coraggio, ti sfido. Anch'io. Maschi contro femmine. Da. Vai la sfida, è turno di Golbat. Vai, pinza. Ehi, quanta fretta! È stata prevalata, vero? No. E allora devo farti un'introduzione, madonna santa. Che magone. In una lotta di Pokémon, gli allenatori si sfidano. Ma va, guarda, stanno lì a giocare con i loro Pokémon, facendo combattere i loro Pokémon. Se è una lotta, non penso che stiano lì a imbarbuccarli i Pokémon. Vince che manda capo tutti i Pokémon dell'allenatore avversario. Lo so questo, ci ho giocato 1000 volte io. Riducendo a 0 i loro PS, la loro vita. Forse però invece di tante parole è meglio una dimostrazione pratica. Vai, provalo 3. Lottiamo, limitazione, mega, vai come... Ma non gli fa niente.
L'obiettivo principale di ogni notte è infliggere danni all'avversario. Sì, ma non è giusto! Non è giusto! Non è... Ah, forse per l'hanno messo apposta. Oh, cannonierò il mio Pokémon per rinforzarlo. Liz, nonno, ci vediamo dopo! Ciao, uè bello! Mamma! Allora, andiamo a prendere... Guarda qui! Ho comprato una prezza scritta su cartone così utili! Così utili, prendi il stato per più il menu. Grazie. Ciao, lavoro nel Pokémarket. Abbiamo prezzi buoni, vieni a trovarci a Spiraltopole. Vieni, ti do questo cappuccino, ecco qua. Dovato pozione, grazie. Pozionami il Pokémon. Ciao, re, come va? Che bella sta musica di merda. No, voglio parlare con quel tizio. Salve Vigoroth, salve scimmia. Intensifica. Basta. Donna santa. Vai. Cosa? Vieni qui, disegni lungo la strada. Fai un po' paura, ma li puoi saltare. Così puoi tornare a Biancavilla più rapidamente. Grazie di avermi detto. Grazie delle informazioni. Ciao. Ma senti, cosa? Perché ti stai toccando la corona? Mi ho capito che sei figo, però scusa, Ok, andiamoci. Bisogna andare in Pokémon Market a fare la cacca. No, a fare la spesa. Andiamo in Pokémon Market a fare la spesa. Ehi, arrivi ben capito, vero? E conosci il professor Oak, vero? No, guarda, l'ho conosciuto. Quel fumaggino là. Ah, sì. È arrivato quello che aspettava. E lo vuoi portare tu? Isa riceve il pacco di Oak. Ok, saluto il professor Oak da parte mia. Sì, te lo saluto, guarda. Tutte le cose che avete fatto insieme. Te lo saluto di sicuro. 1, 2, 3, 4. Qua c'è un dislivello, vero? Sì. Qua, guarda come camminiamo bene. 2, 5. No! Scimmia, ciao scimmia, come va? Perché devi intensificare i tuoi raggi solari? Sei un Pokémon tipo normale, non sei tipo fuoco. Ecco. Salve. Come sei il mio vecchio Pokémon? Beh, se mi piacevi molto. Devi aver talento come allenatore di Pokémon. Cosa? Cosa per me? Sì, te la do subito. E si consegna il pacco di Oak. Il mio Pokémon speciale coordinato. Grazie. Che Pokémon speciale? Cosa fai con le Pokéball te? Nonno! Perché mi hai fatto venire? Stavo dormendo, scusami, educazione. Ah, sì! Chiedevi un grosso favore! Adesso scrivania c'è una delle mie invenzioni, il Pokédex! Madonna, che ricordi! Esistono pubblicamente i dati di Pokémon visti o presi! Una specie di enciclopedia! Tizio e Damiano, portate questi con voi! Riceve Pokédex, grazie Oak! Per ottenere più dettagli su Pokémon non basta vederli! Devi catturare! Prendi questi? Usa questi per catturare quelli selvatici! 5 Pokémon, mamma mia! Grazie! Quando compare un Pokémon selvatico per catturarlo, c'è un Pokémon cerca di prenderlo! Ma non sempre funzionerà! Un Pokémon si forma in forma può scappare! Ci vuole fortuna! Realizzare una guida completa di tutti i Pokémon del mondo? E questo è il mio grande sogno! Ma sono troppo vecchio ormai! Allora voglio che siate voi a realizzarlo! Avanti allora, datevi da fare! Sarà un grande contributo per la storia dei Pokémon! Perfetto, nonno! Lascia fare a me! Liz, mi spiace dirlo, ma non ho proprio bisogno di te! So come fare, prendo la mappa città di mia sorella! Le dirò di non prestartela, Liz! Ah, te ne fico nel culo! E che non ti venga in mente di passare da casa mia, chiaro? Andiamo! Casa sua. Veramente raga, mi sto il mio gola a fare le voci. Qual è casa mia? Questa qua è casa mia? Questa qua è casa mia. Così. Damiano, scusami. Il nonno ti ha chiesto di fargli un favore. Tieni, ti sarà d'aiuto.
Esserci una mamma. Grazie mamma. Grazie zia o come mamma di Damiano. Ah, in realtà è la sorella. Pinza. Oh, via. Dobbiamo prendere un Pokémon. Peccato che Hunter non si evolva. Ma dai, ma che palle. Allora, devo prendere per forza un Pokémon per costruire. Ma cosa prendo? Vai col tuo megacorno. Ok. No! Sei livello 6. Pizza, fai schifo. Ha fatto morire due Pokémon. Prepotenza. Cosa vuoi fare con la prepotenza? Aspetto. Ed è morto. Allora, facciamo così. Vigorotto, ciao Vigorotto, come va? Allora, super costo 1 non prendo niente, perché veramente sono tutti brutti i Pokémon, sono tutti brutti. Adesso sistemiamo il nostro Pokémon. Prendiamo un Pokémon di un altro. Di un altro percorso. Tanto ne abbiamo un po' da prendere. Ne mettiamo i sensi Pokémon stanchi. Vuoi fare passare così? Basta, scusate, ma faccio più la voce, un mal di gola. Tra l'altro che cos'ha? Il mio Pokémon, perché ho visto che c'è tipo. Perché continuo a far così? Ah, forse per la wifi. Mirino, vabbè, meglio. Aumenta la precisione. Non finiva. Spero che qua ci siano dei bei Pokémon. Il Mollino, ah, che brutto. C'è già il mio Pokémon, tipo. L'ho chiamato Macio, quello che dici. E ho poche Pokémon c'erano. Yama, quindi è un Pokémon veramente inutile. Vabbè, Macio, quello che... Pinza, vai, Pinza. Togiti! Se prendere, perché lui si evolve, mi sa, per amicizia. Aspetta che non mi ricordo più. Allora, possiamo qua finire l'episodio. Lo so che è un episodio piccolino, ma ecco, è meglio farlo piccoli episodi, perché sennò la saga la finirei tipo in due giorni neanche. Quindi se vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su. Mi raccomando, io per colpa vostra adesso ho un mal di gola della Madonna a fare le voci. Veramente, mamma mia. Tipo la voce, mi sento la voce graffiatissima. Povera me. Spero di non provocare problemi. E niente, se vi è piaciuto appunto lasciate un bel pollicione all'insù, commentino sotto. Spero che vi piaccia come saga, per chi magari ha i Pokémon, io non ho i Pokémon, quindi è normale che facevo questa saga. È randomizer, quindi normalissima.
Basta. Niente. Fatemi appunto sapere se vi piace come idea. E ci possiamo dire al prossimo video. Al prossimo. Va bene. Basta, ok. Tra l'altro, al prossimo video cominceremo anche a parlare con le persone. Voglio vedere cosa dicono. Cioè, in modo sensato. E comunque oggi abbiamo catturato praticamente Pinza, che è il nostro starter, con Mirino, e Machoc a livello 4. Purtroppo non ho dato il nome perché sono scemo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacio, or what?